Si può ingannare il fisco? Beh, probabilmente sì, ma fino a che punto? Proprio in questi giorni l'Agenzia delle Entrate ha deciso di andare a fare una gita fuori porta. E dove? In Svizzera, come riporta il Sole 24 Ore. Per fare che cosa? Per verificare quanti più conti possibili ci sono degli italiani in Svizzera. Per far ciò, gli agenti del fisco italiani si sono rivolti a più di 10 istituti di credito svizzero, fra cui svetta il nome di UBS. UBS è una banca d'affari specializzata nel mondo degli investimenti e nel private banking, che ha un giro d'affari di centinaia di miliardi in tutta Europa. Ma la vera notizia di oggi sta nel fatto che gli istituti di credito hanno accettato di collaborare con l'Italia per fare questo tipo di indagine. Attualmente esiste un trattato dell'Europa con la Svizzera dove è possibile lo scambio automatico delle informazioni. Cosa significa? Significa che se tu apri un conto in Svizzera, la Svizzera è tenuta in automatico a dare queste informazioni al tuo paese di residenza, cioè in questo caso l'Italia. Ebbene, questa ricerca però non viene fatta a partire da ora, ma per alcuni anni che riguardano il passato, nello specifico il 2015 e il 2016. C'è da dire che questa notizia non è un vero e proprio fulmine a ciel sereno, perché dopo la voluntary disclosure introdotta dall'Italia rispetto ai rapporti con la Svizzera e l'invito a far rientrare i capitali, beh, c'era da aspettarselo che qualcuno facesse qualcosa di concreto per andarseli a prendere i soldi che erano all'estero. La Svizzera aveva già invitato di suo questi furbetti a chiudere i conti correnti, facendo in modo che i soldi rientrassero nei paesi di origine. Ma molti di questi furbetti si erano ostinati a mantenere i conti aperti e a non accettare questo suggerimento delle banche svizzere. Ovviamente non sappiamo quanto tempo ci vorrà affinché il fisco italiano possa concretizzare questa manovra, trasformando questi sospetti in accertamenti. Quello che sappiamo è che, grazie a questo, il fisco italiano avrà degli introiti nelle sue casse e la Svizzera ripulirà un po' di questi registri di correntisti furbetti. Una storia, insomma, dove tutti avranno la loro vittoria, tranne gli evasori fiscali.